Salve amici del Blow Show, oggi un'altra puntata dedicata al caso Djokovic. Facciamo un breve riassunto di questa telenovela. Cosa è successo dopo che il giudice di una corte australiana aveva dato ragione a Djokovic? Come abbiamo detto nel video precedente, la sentenza del giudice poteva essere ribaltata se fosse emerso che qualche prova o qualche documento fosse falso. E in effetti nella compilazione del visto Djokovic ha segnato nella checkbox che nei 14 giorni precedenti all'imbarco non aveva viaggiato, mentre è risultato anche per sua stessa ammissione che in realtà è stato in Spagna. E Djokovic ha detto che è stata una svista del suo agente, quindi noi non stiamo qui a giudicare se in buona fede o mala fede. Infatti, se prendiamo l'altro documento, che è il Border Travel Permit del governo di Victoria, Djokovic dichiara che è stato in un altro stato nei 14 giorni prima del suo arrivo in Australia. È stato un errore? Malizia? Non lo sappiamo. E in ogni modo questo è però un valido appiglio formale per cui l'ufficio di immigrazione può negare il visto. Ma ecco però che adesso subentra la parte politica, che però non ha più nulla a che vedere con questo errore formale. Infatti il ministro dell'immigrazione Hawke ha rilasciato questa dichiarazione. Quindi i detrattori hardcore di Djokovic hanno esultato dicendo che sì, giustizia è stata fatta, che così la legge è uguale per tutti. Però qui io mi permetto di dissentire, perché anche se in filosofia al liceo non ero il top, però ricordo che il fondamento dello Stato liberale è la separazione dei poteri. E chi ha studiato giurisprudenza potrà spiegare meglio di me le teorie di Locke e Montesquieu, ma per fare proprio l'esempio della casalinga, facciamo questo esercizio. Prendiamo 10 stati, quelli che voi considerate le peggiori dittature o stati non liberali, e 10 che considerate il massimo della democrazia. E la differenza che noterete è che nei 10 stati non liberali o nelle dittature non c'è la separazione dei poteri e il potere politico scavalca quello giudiziario. Mentre se prendete gli esempi positivi noterete sempre che il potere giudiziario, quindi la magistratura, è indipendente dal potere politico. Ma la domanda che molti si pongono è: potrà il giudice annullare l'annullamento dell'annullamento del visto? E qui ci sarà da bilanciare i due aspetti della questione, perché da un lato l'accusa farà valere il principio secondo cui Djokovic ha mentito nella compilazione dei documenti, e sicuramente proverà anche a dire che Djokovic è un cattivo esempio per il popolo australiano sul discorso Novax Provax, però io al posto dell'avvocato non lo farei, perché lì tu offri il fianco al discorso della politicizzazione del caso, e questo secondo me potrebbe essere un autogol, perché delle autorità australiane hanno concesso l'esenzione, per cui questo potrebbe mettere in imbarazzo proprio queste istituzioni australiane, due commissioni indipendenti, bla 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 bla. La difesa invece punterà su questi elementi. Allora, uno, Djokovic ha ricevuto l'esenzione per ragioni mediche da due commissioni australiane, come altri 4 partecipanti al torneo. 2. Lui si impegna a seguire tutte le norme dello Stato di Victoria, ha prodotto i test PCR, test del sangue, e dimostrando che non esiste alcun pericolo dal punto di vista sanitario. 3. Dimostrerà che Djokovic è stato più volte in Australia, proprio per motivi professionali, perché ricordiamo sempre che il suo lavoro è giocare a tennis, e pare che lo sappia fare abbastanza bene, soprattutto in terra australiana, che non ha mai violato le norme per la permanenza temporanea, per cui non sussiste alcun motivo per temere proprio un suo comportamento non conforme alle regole. Poi lui farà valere anche il discorso della sua generosa donazione al governo australiano, ricordate, durante gli incendi, che dimostrano il suo rispetto e l'amore per l'Australia. Poi io ad abbondanza ammetterei pure che si impegna a donare il suo premio a favore delle vittime del Covid o al personale medico, che in Australia è stato trattato come altrove del resto proprio come pezza di piedi. E poi in ultimo io metterei in guardia il giudice proprio dai danni economici che la mancanza di Djokovic potrebbe causare al torneo, perché sappiamo che se Djokovic parteciperà, questi Australian Open avranno il rating più alto della storia. Al contrario, se non dovesse partecipare, oltre al rating basso e quindi la perdita di centinaia di milioni di dollari, avremo un torneo monco e anche con quel retrogusto di titolo non legittimo, perché se manca proprio il campione in carica, chi vince non sarà mai considerato come il vero campione. E in più potrebbe anche paventare un problema di ordine pubblico, perché in Australia c'è un malcontento diffuso, quindi tante persone che non ne possono più dell'attuale situazione, e il caso Djokovic potrebbe essere proprio la scintilla che fa detonare questa bomba, e quindi questo sì che andrebbe a creare dei problemi di ordine pubblico. Come deciderà il giudice lo sapremo domani, però
avete circa 12 ore di tempo per dare il vostro pronostico e magari mettete un like al video e al canale. Alla prossima, ciao! Only on the blow show, so here.